Simone Sterbini, oggi Palio del Recioto, nuovo circuito, come lo vedi tu? Beh, già l'anno scorso era un circuito molto duro, in più quest'anno è stato allungato di 2 giri, quindi sono 8 giri, più la salita finale che è un percorso non adatto sicuramente alle ruote veloci, che qui i scalatori potranno dire la meglio sull'ultima salita, e bisognerà gestire molto bene la fatica nei circuiti iniziali perché c'è tanta salita, il dislivello a fine gara sarà molto, molto alto, quindi è una gara molto importante, il livello è altissimo, i corridori sono tutti molto forti e c'è da stare attenti a tutti. Le fughe non so se partendo all'inizio gara possono andare all'arrivo, non è mai detto, però visto il circuito duro penso che bisognerà gestire molto bene la fatica e dare tutto sull'ultima salita. Quindi Simone Sterbini ci prova dall'inizio o no? Non penso. Mamel Senni come sta oggi? Oggi dai, penso di star bene, partita bene la giornata e dai, vediamo in corso. Questa variazione di percorso? È meglio, gara più dura. Meglio. È da tenere d'occhio Senni oggi? Cercherò un po' di nascondermi a fare lavoro un po' più duro ai stranieri e poi vediamo sull'ultima salita. Robert Powell, voi della nazionale australiana cercherete di ripetere il successo di Caleb Ewan. Sì, siamo qua con una formazione molto forte, le condizioni sono buone ma c'è molta pressione alla partenza, cercheremo di fare il possibile per portare a casa questa vittoria. Silvio Erlox, secondo ieri, secondo lo scorso anno e quest'oggi? Siamo venuti qua con una formazione molto forte, cercheremo di lottare per il successo e poi vedremo quello che potremo fare. Io sto bene, ho ancora un po' di stanchezza dalla gara di ieri, ma quest'oggi la corsa è molto lunga, sinceramente spero di avere la gamba migliore nella finale, specialmente nell'ultima salita dove si deciderà la corsa. Una variazione di percorso quest'anno al Palio del Recioto, cosa ne pensa Tonelli? 40 km in più sono tanti, si farà molta più fatica, il dislivello è aumentato di parecchio e speriamo di arrivare davanti, dai. Gli atleti che sono partiti e vediamo come riusciranno ad affrontare questo percorso anche allungato rispetto all'ultima edizione. Lo scorso anno fu un australiano a mettere la sorata davanti a tutte le altre. Vediamo come andrà questa 53esima edizione. Rispettati per questa 53esima edizione del Palio del Recioto, ha vinto il tedesco Silvio Erklos che ha avuto la meglio su tutti i 188 atleti che sono partiti alle ore 13:30, corsa che è stata da subito veloce, quando mancavano 3 km dalla conclusione il tedesco Erklos, memore anche dell'esperienza passata nella scorsa edizione, ha lasciato la compagnia ed è riuscito a tagliare a braccia alzate il traguardo avendo la meglio sull'australiano Power e sull'italiano Nardelli. Silvio Erlox, questa mattina abbiamo parlato delle tue condizioni fisiche, eri uno dei favoriti e la grande vittoria è arrivata. Sì, è davvero una gran bella vittoria, dopo il secondo posto lo scorso anno e dopo il secondo posto di ieri sono riuscito quest'oggi a cogliere un gran bel successo. La squadra ha lavorato alla perfezione, siamo stati bravissimi e tutti abbiamo contribuito a raggiungere questa bella vittoria. Robert Power, ci eravamo sentiti alla partenza, avevi detto che avresti provato a cogliere il successo, ma Silvio Erlox era davvero fortissimo. Sì, oggi abbiamo provato a vincere, avevamo un'ottima squadra, nella salita finale ero in ottima posizione, poi nel tratto in discesa Erlox ha attaccato e non siamo riusciti a raggiungerlo. Per me comunque è un ottimo risultato, un secondo posto in questa bellissima gara. Niente è perduto, sei un atleta al primo anno, appuntamento al prossimo. Sì, chi lo sa, magari il prossimo anno torneremo qui per provare a vincere. Stefano Nardelli, terza posizione quest'oggi. Un po' il Nardelli che non ti aspetti quest'oggi. Ma no, io sinceramente ero venuto qua per vincere e speravo di fare la differenza in salita. L'ho fatta, ma mi è mancato quel
quel poco, e comunque un terzo posto che sicuramente è da prendere come molto buono. Ci siamo. Silvio Eccles sicuramente era uno dei più controllati quest'oggi, non c'è stato niente da fare. No, quest'oggi non c'è stato proprio niente da fare. Volevo dedicare questa vittoria sicuramente ai miei genitori e a mio fratello, che mi seguono, fanno sacrifici per me, mi sono sempre dietro e veramente devo tanto a loro. Poi ovviamente un ringraziamento va al presidente, al mio allenatore Giancarlo, Elisa, a Paolo Artuso, il mio preparatore atletico del Centro Mapei, e devo ringraziare tutti. Da Negrare tutto per Pianeta Giovane e Teleciclismo, Elena Forzoni.